gennaio 2017, 31esima edizione qui alle Tisanotta per La Foghera. Allora sentite quante novità ci saranno quest'anno. L'accensione della Foghera sarà alle ore 19 il 6 di gennaio. Qui alla Tisanotta prepareremo un grandissimo pignarul fatto da rotoball, già predisposte, preparate in un campo qui adiacente. Inoltre qui sopra nell'argine prepareremo per tutti gli ospiti che vorranno venire a vedere l'accensione del tè caldo, del brulè e della pinza, ed inoltre quest'anno abbiamo pensato di offrirvi anche delle calde arroste. Inoltre il valore aggiunto di quest'anno della manifestazione della Foghera della Tisanotta sarà la partecipazione del gruppo Scaupas di Tarvisio, che allieteranno la manifestazione con uno spettacolo veramente unico, con le danze attorno al fuoco, spettacoli con le torce e tutta la coreografia che riguarda l'accensione della Foghera. E questi Scaupas usciranno con le torce direttamente dai boschi e attorno alla pira di legna. Conclusa l'accensione del falò, vi aspettiamo giù nel nostro capannone, dove oltre alla musica dal vivo che è letterata tutta la serata, si potranno degustare tutte le pietanze che proponiamo quest'anno, quindi il frico, la lette di pollo, e il goulash, i vari piatti poi che abbiamo preparato per voi. L'edizione di quest'anno si svolgerà in due serate. La seconda serata vedrà come, diciamo, momento clou l'estrazione della lotteria, che anche quest'anno prevede come primo premio un'autovettura Citroen C3, e nell'arco della serata abbiamo pensato in questi ultimi giorni anche di invitare le varie ragazze, persone, chi che sia, che si vogliono vestire da Befana, e verrà dato un premio, premiata la più bella Befana della presente all'interno del tendone della serata. Io sono il cuoco di questa edizione della Foghera di La Tisanotta. Come quest'anno cercheremo di proporre un qualcosa di nuovo. Faremo dell'ottimo goulash, però proponiamo anche dei menù per bambini con del wurstel e delle patatine fritte, oltre alla nostra classica zuppa d'orzo e fagioli, molto gradita come è stata proposta ogni anno. Vi aspettiamo il 6 gennaio alla Tisanotta! Ed allora ci siamo in diretta TV, canale 95 in tutto il nord Italia. Innanzitutto un saluto soprattutto chi è a casa appena collegato. Ci troviamo a La Tisanotta in provincia di Udine, Friuli, Venezia Giulia, nella bassa friulana, per un'edizione davvero speciale della Foghera. Stiamo parlando della 31esima edizione, oggi qui 6 gennaio 2017. Poi un saluto anche a tutte le persone che in questo momento sono presenti all'interno di questa grande struttura che ci sta ospitando e stanno cenando, mangiando i prodotti tipici che l'associazione mette a disposizione. Lo vedete già inquadrato qui accanto a me, lui è Enea Zanelli, il presidente di questa grande, possiamo definirla così, associazione Key della Foghera. Innanzitutto voglio ricordare, prima di darti la parola, il nostro sponsor, la BCC, Banca di Credito Cooperativo di Basiliano, ricordandovi anche la filiale, la nuovissima filiale qui a La Tisana. Un ringraziamento speciale va anche a loro e tutti gli sponsor che vedete qui appesi, che hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione. Allora Enea, raccontiamo subito a casa chi siete, che cosa fate e che cosa stiamo per vedere, soprattutto nelle immagini in diretta. Buonasera, buonasera a tutti. Niente, io sono il presidente dell'associazione culturale Key della Foghera. Key della Foghera è un'associazione con sede in La Tisana, frazione di La Tisanotta, che si occupa da anni di portare avanti la tradizione tipica della bassa friulana, che è quella del pignarul della Foghera, la vecia, il pane vin, come viene chiamato, insomma, con diversa nomenclatura da queste parti. Siamo un'associazione relativamente giovane, nel senso che questo è il 13esimo anno che portiamo avanti appunto l'evento sulle nostre spalle. Sulla carta il 13esimo, in verità è il 14esimo, 15esimo. È un evento che oramai ha preso veramente piede, al di là delle più rosee aspettative rispetto a quando qualche decade fa
abbiamo cominciato questa avventura, siamo diventati grandi, abbiamo creato un evento che prima non c'era, molto caratteristico, che ha una grandissima risposta da parte del pubblico, dopo insomma magari qualche immagine renderà atto a quello che sto dicendo, e niente, fatto, siamo noi, una situazione di amici che porta avanti una tradizione che per il nostro paese, per il nostro comune e per la Bassa Friulana è molto molto importante. Benissimo, Enea, grazie. Innanzitutto adesso chiamo subito sul palco, mentre faccio un riepilogo di quello che è stato il programma nel pomeriggio, il primo cittadino, il sindaco Daniele Galizio. Lo invito a raggiungerci anche per i saluti istituzionali dell'amministrazione. Vi ricordo da casa che oggi vi racconteremo in questa oretta che cosa è accaduto qui, perché la festa è iniziata oggi circa alle 17:30 con uno spettacolo davvero molto molto bello di fuoco, di torce, ma non solo, e poi l'accensione del falò, insomma tutte cose che la regia pian piano continuerà a farvi vedere in diretta. Ma allora Enea, rimani qui vicino perché voglio dare anche la parola al primo cittadino, al sindaco Daniele Galizio. Allora, innanzitutto un saluto a casa e a quanti sono qui. Beh, innanzitutto un ringraziamento di cuore agli amici della Foghera, al gruppo Mamme di Latisanotta che si sono prodigati per la realizzazione di questa manifestazione. È una manifestazione che sta diventando un punto di riferimento nel contesto delle foghere e, come dire, veramente un ringraziamento da parte nostra, da parte dell'amministrazione comunale, per tutto quello che fate, per tutti i volontari che si impegnano e che appunto permettono di raggiungere questi importanti obiettivi. Grazie. Daniele, ancora una cosa, ricordiamo anche gli altri paesi, che cosa è successo ieri 5 gennaio, alcune sono saltate causa meteo, il forte vento, ma come è andata a finire poi? Beh, ieri purtroppo c'è stato un problema di vento forte e per motivi di sicurezza insieme agli organizzatori abbiamo convenuto di rinviare queste foghere. Approfitto per ricordare che domani si terranno le foghere di Sabbionera e di Paludo, mentre domenica verrà recuperata quella di Pertegada. Mi dispiace per quello che è successo, perché ci sono decine, centinaia di persone che si impegnano e che purtroppo sono state costrette a rinviare questi eventi. Grazie, non mi resta allora che salutarla. Salutiamo il primo cittadino che è stato con noi, Daniele Galizio. La congediamo noi. Chiedo anche un applauso al vostro sindaco. Noi comunque ora io vado avanti, proseguo, grazie a lei, proseguo con ancora una volta Enea, ma chiamo sul palco anche già Giovanni Zamparo, un altro componente della vostra associazione. Chiedo intanto alla regia, stiamo vedendo qui, vedi, vieni un pochino più in qui magari, Enea, vediamo insieme le immagini, cerchiamo di commentarle. Queste sono delle immagini riprese tramite un drone proprio nella giornata della preparazione. Quanto tempo ci avete messo? È proprio una battuta, perché poi approfondiremo invece con Claudio Fantin tutto questo aspetto. Beh, oramai abbiamo maturato una certa esperienza nella realizzazione del nostro falò epifanico. Le immagini prese dal drone sono veramente molto belle e suggestive, rendono l'idea anche del grosso lavoro che c'è alle spalle. La costruzione, l'erezione del falò stesso porta via alla nostra organizzazione più o meno una giornata e mezza. C'è un grosso lavoro di preparazione alle spalle, che è quello di preparazione del materiale, sono delle rotoballe di stocchi di soia che vengono imballate sui campi dei nostri amici agricoltori che ci mettono a disposizione le loro superfici per reperire il materiale da bruciare. E molta inventiva, un bel po' di esperienza che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto, tanta voglia di fare, un po' di buona volontà, e in poco tempo si riescono a fare veramente delle belle cose. Esatto, Enea, so che hai un sacco di cose da fare, ti lascio per il momento, ci vediamo magari verso la fine per la chiusura, per i saluti, ed ora invece chiamo sul palco Giovanni Zamparo, perché legata a questa manifestazione c'è un qualcosa di molto importante, una parola che si chiama beneficenza. Abbiamo, grazie a te Enea, ci riaggiorniamo più tardi con te, vieni pure Giovanni qui
accanto a me, stavo parlando appunto della beneficenza, quindi non solo spettacolo, torce, fuoco, ma poi qualcosa di concreto da quello che stiamo raccogliendo. Guarda quante persone sono accorse qui questa sera e quante ancora sono sulla strada. Sì, anche quest'anno come gli anni precedenti, nel corso del 2016 abbiamo intrapreso questa cosa della beneficenza. Quest'anno ci siamo dedicati inizialmente alla scuola elementare di Latisanota, a cui abbiamo regalato 3 personal computer. Dopodiché abbiamo regalato un personal computer alla casa di riposo Umberto I di Latisana e al camp qui di Latisana abbiamo regalato un computer anche a loro. Poi abbiamo scoperto che i ragazzi del camp hanno anche un coro. Quindi abbiamo regalato l'attrezzatura, microfoni, aste per questo coro e inoltre abbiamo regalato tutta l'attrezzatura per l'attività fisica, quindi dai palloni, tappeti, step. E quest'anno ci siamo dedicati, diciamo, a queste tre cose nel corso del 2016. Speriamo nel corso del 2017 di poter aiutare e dare una mano a qualche altra realtà che qui del territorio, per nostra politica, rimaniamo, diciamo, nell'area dell'Atisanese, insomma. Grazie Giovanni, abbiamo parlato quindi anche di beneficenza, ci vediamo per i saluti finali, ovviamente tutti assieme sul palco. Grazie, grazie. Adesso chiamo ancora un attimino Claudio Fantin, perché abbiamo iniziato a parlare della preparazione, se nel frattempo la regia vuole mettere anche le immagini del fuoco, dell'accensione, insomma quant'altro, perché abbiamo davvero tante cose, possiamo anche già iniziare a metterle da subito mentre aspettiamo Claudio Fantin. Ecco, quelle che state vedendo in questo momento, ecco Claudio, benvenuto, guarda nel video, questa è l'accensione del fuoco 2017, davvero uno spettacolo molto grande. Prima di raccontare che cosa è accaduto mentre le persone a casa guardano le immagini, allora cerchiamo insieme anche di ricostruire la logistica, la preparazione, l'allestimento, poi questi tronchi che avete preso a Tarvisio, insomma che cosa avete fatto? Allora intanto mi fa piacere vedere l'accensione della foghera, perché occupandomi anche della cucina e di tutto quello che è la logistica, sinceramente non sono mai riuscito a vederla e quindi mi fa piacere adesso vederla nel monitor qua davanti. Niente, quest'anno per dare sempre qualcosa di più, per invogliare anche la gente a partecipare a questo evento che vedo questa sera hanno partecipato in massa, veramente abbiamo avuto un flusso di persone notevole, ho pensato di così, abbiamo contattato i nostri amici i Scaupaz Teufel di Tarvisio e abbiamo provato a portare giù nella bassa questa manifestazione, una cosa che non era mai stata fatta, che pochissima gente, a meno che non l'abbia vista su proprio a Tarvisio, a Pontebba, non l'aveva mai avuto modo di vedere nelle nostre piazze. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi da questa manifestazione e per il resto siamo andati proprio, abbiamo parlato con dei boscaioli di Tarvisio per questi tronchi che quest'anno anche si sono buttati un po' troppo in fretta, non so, forse il vento, forse il legno un po' troppo secco, non lo so, vedremo di trovare le cause. E sempre per dare un tocco in più, qualcosa di diverso a questa festa, insomma, tutto lì. Comunque un doveroso ringraziamento veramente a tutte le persone intervenute e non vorrei dimenticare perché è una cosa doverosa, tutti gli sponsor e tutte le aziende che ci hanno aiutato, che hanno permesso che questa manifestazione possa essere allestita, in particolare, ma non per mettere uno prima uno dopo, l'impresa Cicutin, che ogni anno dà il suo apporto notevole con mezzi e persone, e tutti gli altri sponsor che ci aiutano per questa manifestazione. Per finire vorrei ricordare che domani sera ci sarà un'ulteriore serata dove ci sarà l'estrazione della macchina, dell'automobile, una Citroen C3 bellissima,
e faremo anche una, così, una sfilata di Befane, dove ci sarà un piccolo concorso e la vincitrice sarà omaggiata con due splendidi orologi offerti dalla ditta Offshore di Lignano, due bellissimi orologi di collezione, quindi sempre per dare un tocco in più alla manifestazione. E mi sono accorto in questo momento che nel tendone è apparso il volume, o sbaglio? Sì, c'è il volume. Quindi vorrei ringraziare veramente tutti a voce alta, tutti gli intervenuti, in particolare l'amministrazione comunale con tutta la giunta quasi intera, gli amici di Talmassons che sono una cosa, ringrazio gli amici di Talmassons, un ringraziamento particolare agli amici di Quarto d'Altino che ogni anno ci omaggiano della loro presenza. E non vorrei dimenticare gli amici di Pertegada e poi tutti quelli che sono intervenuti. Grazie veramente e speriamo che tornando a casa siate soddisfatti della serata. Grazie, un applauso anche per Claudio Fantin. Ci vediamo alla fine per i saluti finali. Vedete quante cose, quanto impegno ci mettono questi ragazzi nel preparare questa manifestazione. Chiamo subito anche Angelo Valvason che ho visto anche qui, quindi facciamo un saluto anche da parte sua al vice sindaco attività produttive e turismo per fare due parole circa questa importante manifestazione che non si svolge solo qui, adesso proprio ne parliamo con lui, ma anche a Pertegada come appena citato Claudio Fantin, nella Tisana e nelle altre frazioni. Innanzitutto ben trovato Angelo, allora raccontiamo subito quanto è importante, proprio parlando di attività produttive e turismo, far sì di offrire questa opportunità anche da chi viene da fuori. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto porto i saluti anche di tutta la giunta al completo che è qua con me questa sera. Diciamo che queste manifestazioni culturali, come appunto anche la Foghera, possono diventare per il nostro territorio un elemento di attrazione turistica. Noi abbiamo puntato moltissimo anche su questo, su queste manifestazioni, perché ne abbiamo tre bellissime, quella di Pertegada appunto che si doveva svolgere ieri sera ma che purtroppo causa il vento forte si svolgerà domenica pomeriggio alle 6, che viene, è l'unica, l'unico falò che viene bruciato in mezzo al fiume con una zattera. Poi su quella manifestazione ci sono anche i fuochi pirotecnici, musicali, quindi è una manifestazione molto attrattiva. E poi appunto a seguire questa sera, voi avete visto la bellissima manifestazione che è organizzata dagli amici di La Tisanotta, alla quale è anche legata una lotteria. Tutte queste manifestazioni possono diventare appunto per la nostra località un punto di attrazione turistica. Io credo che siamo l'unico comune che ha due giorni di foghere. Noi appunto partiamo il 5 e solitamente finiamo il 6 con la foghera di La Tisanotta. Forse siamo meno noti rispetto ad altre che si svolgono in Friuli, e mi riferisco a quella di Tarcento, però un po' alla volta noi puntiamo a diventare gli antagonisti proprio della Pignarul di Tarcento e a diventare il luogo di riferimento per quanto riguarda le foghere della Bassa. Questo ce lo auguriamo tutti, grazie Angelo, la lascio andare. Allora facciamo un applauso anche per Angelo Valvasoni, il nostro vice sindaco. Grazie, chiamo a ruota velocemente anche, ho visto la presenza dell'assessore Daniela Lizzi, quindi chiudiamo con lei anche i saluti che sono stati portati dall'amministrazione comunale, assessore alla cultura, sport e istruzione, che si sta molto impegnando in questi mesi, come abbiamo visto in quotidiani e non solo. Innanzitutto un ben trovata e poi ovviamente facciamo anche due parole, un saluto a quante persone ci stanno seguendo da casa e vorrebbero visitare un giorno La Tisana e le sue frazioni.
Buonasera a tutti. Beh, la Tisana e le sue frazioni ormai è una città che ha tante cose da vedere, tante cose, siamo una città turistica e che ha tante cose all'interno e soprattutto all'esterno, fino a Lignano da vedere, abbiamo le spiagge, abbiamo tante cose. Questa è una bellissima manifestazione che vede una grandissima solidarietà e soprattutto un'aggregazione sociale e popolare che raggiunge limiti veramente altissimi di qualità, ma soprattutto di partecipazione. E questa è la capacità degli organizzatori che anno dopo anno fanno sempre meglio per poi anche finalità benefiche e che fanno bene al territorio. Grazie, buon divertimento e grazie a tutti. Grazie, facciamo un applauso anche al nostro assessore Daniela Lizzi. Ed ora invece cominciamo ad addentrarci verso quello che state già vedendo, quanti sono a casa, ma poi voi stessi potrete rivedere domenica sera alle ore 20 sul canale 95, perché questa diretta sarà trasmessa in replica. Chiamo ora Ezio Virgili per parlare di una componente fondamentale che trovate anche sui vostri piatti, ovvero questo frico. E l'altro anno abbiamo anche definito così frico da record, perché è davvero molto molto grande, fatto con un formaggio particolare, ma ora non vi svelo tutti i dettagli perché sarà lui a raccontarvi qualcosa di più. Nel frattempo, per quanti si fossero appena collegati da casa, siamo in diretta dalla Tisanotta in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia Bassa Friulana. Ed ecco qua allora il mio prossimo ospite, facciamo un applauso anche per Ezio Virgili. E parliamo insieme anche di questo frico. Raccontaci qualcosa di più di cosa stanno degustando. Noi l'associazione, il gruppo Amici della nostra famiglia, che già da 10 anni che facciamo il frico girato più grande del mondo, per dare una mano ai bambini della nostra famiglia di Pasiani Prato. Questa qui è la terza volta che veniamo. 2 volte abbiamo fatto quel gigante, da 800 porzioni. Quest'anno abbiamo scelto di fare quei piccoli, funzionano anche quelli. Ma il prossimo anno faremo quel grande che vedete davanti lì, quel grande sono senza fiato un pochino, che è di 90 kg di formaggio montaggio e 90 kg di patate, 180 kg di frico. Stiamo preparandoci per il Guinness dei primati, siamo già a un buon punto, pensiamo quest'anno di entrare proprio nel libro dei Guinness. Io vi ringrazio tutti di averci invitato a questa festa, di averci invitato a partecipare anche per dare una mano a questi bambini della nostra famiglia di San Vito di Pasiani di Prato, Udine. Prima si faceva per quelli di San Vito, adesso facciamo per quelli di Pasiani di Prato. Io vi ringrazio di nuovo, devo andare a accendere il falò a Sterpo adesso e spero di venirti che ti venga a trovarmi a Sterpo, dove che la prima domenica di giugno facciamo la festa dei bambini per i bambini, sempre per sostegno della nostra famiglia di Pasiani di Prato. Grazie. Va bene, grazie, facciamo ancora un applauso a Ezio, anche in parte senza fiato, per essere corso qui. Intanto chiedo a Giovanni Zamparo se riesce a recuperarmi la ragazza chiosco, perché dobbiamo parlare anche del coinvolgimento delle persone di fuori. Mi avevano promesso che c'era questa ragazza che sarebbe venuta proprio a parlare di questa importante collaborazione che la Tisanotta quest'anno ha voluto fare anche con altri comuni, con altri paesi al di fuori. Nel frattempo vi ricordo che il programma e anche le immagini, mi rivolgo in particolare a quanti ci stanno guardando da casa, che avete visto, che state continuando a vedere, si riferiscono in particolare dalle 17:30 allo spettacolo che è andato in scena nelle vie del paese di questa città, la Tisanotta, dove appunto vedete questi personaggi, gli Scaupaz direttamente arrivati da Tervisio, hanno, diciamo, con torce fatto uno spettacolo di fuoco, ma non solo, perché poi hanno accompagnato l'accensione del falò dalle ore 19:00-18:30 che è avvenuta.
con scherzi, voci, suoni, insomma, e quant'altro, cercando di rallegrare tutta la manifestazione di quest'anno. Nel frattempo vedo Ivan, possiamo proseguire e parlare anche con te, perché abbiamo già iniziato a parlare del Frico, ma io so che tu hai un dettaglio molto particolare a riguardo, ed è proprio circa la polenta che arriva da un determinato paese, e poi hai altri suggerimenti riguardo alla cucina. La regia può preparare intanto tutte le immagini che provengono in diretta proprio dalla cucina. Abbiamo una telecamera mobile anche lì disposta. Ivan, vieni pure qui vicino, perché vogliamo raccontare qualcosa di più di questo formaggio. Eccoci, buonasera a tutti intanto. Allora niente, formaggio, noi abbiamo cercato anche quest'anno di sposare la politica del formaggio della zona. Quindi ci siamo appoggiati al caseificio Luvisutti di Piancada, che da qualche parte ci stanno anche guardando, e abbiamo cercato di fare, come abbiamo fatto lo scorso anno, sempre lavorando con prodotti della zona. Quindi oltre poi al formaggio che compriamo qua a Piancada, quindi vicino a noi, abbiamo cercato di usare anche la polenta fatta sempre con il mais delle nostre zone, che proviene da Romans di Varmo, e tutto per cercare sempre di lavorare con la zona, insomma, e con i prodotti del territorio. Ivan, ti chiedo ancora una cosa, abbiamo ancora un paio di minuti assieme a te da stare insieme, ti chiedo anche che cosa ti porta a, tra virgolette, investire tutto questo tempo, queste energie, perché ti ho visto, sono venuto a fare dei sopralluoghi, abbiamo fatto un video e tu eri sempre qui, eravate sempre assieme, nonostante il lavoro, la famiglia, avete anche molti impegni. Che cosa vi spinge, te personalmente, a essere qui ogni anno assieme? Beh, sicuramente quello che stai guardando qua davanti, insomma, il risultato poi finale, che ci riempie e ci dà la voglia di continuare ogni anno a fare sempre qualcosa di meglio, e speriamo anche di cercare di creare sempre meno disagi, visto che quest'anno siamo stati anche abbastanza bravi con la cucina, dai. Ecco, e tutto qui. Quindi penso che anche i Krampus che avete visto prima è una novità che abbiamo cercato di portare qua nella Bassa Friulana. È stata una bella novità, insomma, ecco. Ivan, grazie, facciamo un applauso anche a Ivan, che ci ha raccontato questi dettagli. Allora, come promesso poco fa, abbiamo una ragazza che ora viene sul palco, si presenterà da sola in nome, perché stavo dicendo che la Tisanotta quest'anno, in questa 31esima edizione della Foghera, ha voluto collaborare e partecipare insieme ad altri paesi e coinvolgerli in alcune attività. Allora, se vuoi raggiungermi, siamo pronti. Allora, innanzitutto, come ti chiami? Isabella. Ciao Isabella, ben trovata, siamo in diretta, poi ti potrai rivedere domenica sera alle ore 20, per cui raccontaci subito nel migliore dei modi chi ti ha coinvolto, per quale motivo e perché voi avete risposto positivamente. Allora, perché comunque è un team veramente organizzativo, doc, veramente tutti si impegnano sempre per dare il meglio, insomma, a questa festa. E quindi io tramite amici partecipo e do una mano, ecco, sono nel chiosco fuori con altre ragazze e quindi, insomma, intratteniamo un po' i giovani con birra, prosecco, musica, eccetera. Perfetto, questa è l'unica attività oppure durante l'anno ti chiamano e fai anche altre cose? Raccontaci qualcosa di più. No, anche durante l'anno comunque partecipo sempre, di solito sono una delle ragazze chiosco e quindi, insomma, do sempre la mia disponibilità, perché poi mi diverto veramente un sacco e quindi c'è dietro anche, insomma, uno spirito organizzativo tale per cui, insomma, è bello essere coinvolti, e sia il prima che il dopo, perché comunque è veramente un lavoro molto molto faticoso per chi organizza, e quindi io da volontaria lo faccio molto volentieri. Grazie, allora facciamo un applauso anche a lei che è stata qui con noi. Adesso vedo che Giovanni aveva qualcuno da portarmi qui in diretta. Ciao, grazie a te allora della disponibilità. Noi dobbiamo proseguire, sono ancora molte le cose che vi dobbiamo raccontare. Chiedo un timer anche alla regia, fammi sapere quanto manca. Eccoci qui, vieni pure, non abbiamo tempi morti, possiamo, anzi dobbiamo proseguire velocemente. Allora, come ti chiami? Rosanna.
Allora, lo dico io chi è Rosanna, in poche parole. Rosanna è la referente, possiamo dire così, per la parrocchia di Latisanotta, e ora ci vuole raccontare di più riguardo la lotteria, del quale una parte del ricavato, praticamente quello che avanza, no, va direttamente alla parrocchia. Allora, cerchiamo di riassumere in cosa consiste la lotteria, qual è il premio in palio e poi che cosa fate. Allora, noi da anni, questo è il settimo anno che facciamo una lotteria con il primo premio, una macchina. Quest'anno abbiamo optato per la nuova autovettura Citroen, l'ultimo modello uscito, e speriamo, insomma, di vendere ancora qualche biglietto. Siamo abbastanza a buon punto e speriamo, insomma, di farcela pagare tutte le spese e ovviamente, il, come detto prima, il ricavato poi rimane in parrocchia per sopperire alle varie, insomma, spese. Se vogliamo fare anche alcuni esempi di dove vanno questo denaro, di cosa si può realizzare, di cosa è stato fatto magari negli anni scorsi, per dare anche un segno tangibile a chi ci ascolta. Noi il ricavato purtroppo serve esclusivamente a mantenere la nostra chiesa e i locali parrocchiali come questo capannone. Siccome tutti i locali necessitano di varie manutenzioni durante l'anno per il mantenimento, e utilizziamo solo per l'oratorio, per questo capannone e soprattutto per la chiesa, per le spese di riscaldamento per esempio, per tutte le tutto quello che occorre, insomma, per la manutenzione normale anche dei nostri locali. Bene, allora lo ricordiamo, la lotteria sarà domani, l'estrazione a che ora verrà fatta? All'estrazione domani sera alle 10, e ci sono ancora in giro un po' di biglietti, se stasera finiamo domani sera siamo, insomma, a buon punto. Va bene, grazie, facciamo un applauso anche a Rosanna che si impegna per accogliere e vendere questi biglietti. Io volevo raccontare ancora qualcosa a Giovanni, perché abbiamo molte immagini degli Scaupaz e però abbiamo detto poco ancora, no? Cioè, abbiamo detto da chi è nata l'idea, chi è stato l'autore, il fautore di questo lancio, di questi personaggi, e ho visto che c'è stato anche un ottimo riscontro, a parte qualche bimbo che era un po' temerario, ma ci sta. Sì, ho visto un rumore contrastante per molti bimbi. Alcuni non vedevano l'ora di fare la foto in braccio a loro, altri scappavano non appena li vedevano. A noi dispiace questo, non volevamo, il nostro intento non era quello di spaventare, ovviamente. Questa è un'amicizia nata grazie ad un amico che, un ristoratore, lavorava qui da noi e adesso si è trasferito a Talmassons, voglio ricordarlo, il nostro caro Milo Corenzo, gestore della nuova gestione della Dalla Grise, osteria del Tervisiano. Lui ci ha presentato questi amici del Tervisiano, c'è stato subito, stranamente, feeling, ci siamo piaciuti, abbiamo detto proviamo. Abbiamo avuto diverse opinioni, qualcuno diceva ma con la nostra festa non c'entrano, però quello che ci proponiamo, e l'ho detto già l'anno scorso, vogliamo sempre fare qualcosa di nuovo, dare alla gente qualcosa di nuovo da vedere. Abbiamo pensato che sarebbe stata una bella idea portarli qui da noi e fargli fare il loro spettacolo, vedere un attimo come festeggiano loro, che tradizioni hanno, insomma. Giovanni, io volevo anche il cuoco, però so che adesso è molto difficile averlo perché c'è una confusione davvero grande, che fa piacere, perché come diceva Ivan c'è soddisfazione nel vedere poi questi numeri, tanta partecipazione. Quindi, visto che sei con me, ti chiedo anche a te di riassumere che cosa le persone qui potevano appunto degustare quest'anno. So che c'era anche del gouge e altre cose. Cosa potevano e cosa potranno degustare, esatto, anche domani sera. E partiamo dalla zuppa di orzo e fagioli, che ormai è una nostra bandiera perché la portiamo avanti da anni. E oltre a quello abbiamo per i bimbi i wurstel e le patatine fritte, poi abbiamo il goulash preparato dal nostro caro amico chef Maurizio e il frico accompagnato dalla polenta fatta. Se la regia ci mette le immagini, eccole qua, guardiamole insieme, commentiamole. Ecco qui è la preparazione del goulash e dell'orzo e fagioli. La pentola più piccola è un piccolo consumé per noi, che sono le trippe, e
Dicevo, non ci fermiamo al primo prodotto, ma l'abbiamo fatto fare appositamente dalla latteria di Romance dei fratelli di Varmo, e quindi è un prodotto artigianale perché vogliamo dare qualità. E qualità alla gente, e speriamo che la cosa sia piaciuta. Il frico viene sempre preparato dagli amici che hanno intervistato. E domani sera ci sarà la riproporremo lo stesso menù, insomma, ecco. Va bene, grazie Giovanni. Enea, raccontiamo ancora qualcosa. Regia, come siamo con l'orario? Tienimi informato. Non capisco. 25 minuti mancano al termine, benissimo, tutto in diretta ovviamente. Allora, Ene, abbiamo ancora diverse cose da raccontare. Abbiamo visto che ci sono diversi sponsor, queste persone ovviamente sono degli partner che collaborano nella riuscita, nella buona riuscita della manifestazione. Quanto è importante avere anche persone o aziende alle quali appoggiarsi? Beh, per noi è importantissimo, intanto perché comunque ci autofinanziamo per le nostre attività, a parte qualche piccolo contributo, quindi avere anche un supporto economico è molto importante. Ma oltre alla parte economica, quello che mi piace sottolineare è veramente la sinergia che si viene a creare con queste aziende del territorio, che molto spesso noi non ricerchiamo, ma ci vengono a chiedere come possono esserci d'aiuto, che tipo di contributo possono dare per la buona riuscita del nostro evento. E quindi questo ti fa capire che intanto stai facendo un'opera che, al di là dell'evento in sé, è riconosciuta e ha un buon valore sociale a livello, insomma, della nostra piccola comunità di Lattisana, di Lattisanotta. Quindi è essenziale, intanto perché poi ci ripaga anche del grosso sforzo organizzativo che c'è dietro, da tutti i punti di vista. Quindi veramente un ringraziamento di cuore per il supporto che ci hanno dato tutti quanti i nostri sponsor in questi anni. Benissimo, e nel frattempo io devo anche ricordare, rimani qui con me, se Giovanni intanto vuole cercarmi qualche ospite, qualcun altro, perché abbiamo parlato anche di Giorgio Casasola, non so se riesci a rintracciarlo, perché sarebbe bello parlare anche della storia della foghera di Lattisanotta, oltre che dell'attualità. Allora, io voglio ricordare ancora una volta la BCC di Basigliano, la ringraziamo per averci sostenuto, aver creduto in questa manifestazione. Ricordiamo che la Banca di Credito Cooperativo ha una filiale anche qui a Lattisana, tra l'altro qui vicinissima, che vi invitiamo ad andare a trovare, a visitare, persone davvero molto gentili oltre che competenti. Poi ci sono tutti gli sponsor che tu hai già detto, e poi introduciamo, allora, prima di parlare della storia, quanti anni di storia. Ovviamente so che c'hai anche un nonno che in questo momento è ammalato, non può essere qui con noi, ma avrebbe molto da raccontarci. Dici qualcosa tu. Certo. Beh, allora, come avevo anticipato prima, la nostra associazione è il 13° anno che ha preso in carico l'organizzazione della foghera tradizionale di Lattisanotta. Però questo è il 31° anno in cui a Lattisanotta viene organizzata la foghera. Andiamo un po' dietro nel tempo, una volta ovviamente l'evento non era così allargato a tutta la comunità, era un evento un po' più ristretto per addetti ai lavori, diciamo, quindi tutti gli operatori del settore primario, i contadini, gli allevatori partecipavano in maniera attiva. Così, una nota di storia, diciamo, la foghera veniva offerta a tutta la comunità come modalità di ricezione degli introiti. C'era quella di ammazzare un maiale che veniva comprato, ingrassato a casa di qualche volontario, e poi con un orcino che faceva parte ovviamente sempre dell'associazione, veniva ammazzato e poi venivano prodotti salami, prosciutti, salsicce, musetti e un po' tutte le leccornie che si riesce a tirare fuori da questo meraviglioso animale. E la vendita poi di questi prodotti dava la possibilità di acquistare
la paglia, il gasolio, è un po' tutto quello che serviva per l'organizzazione del Peñarol. Questo è un po' quello che è successo fino a 14-15 anni fa, quando abbiamo preso in carico noi con la fondazione dell'associazione l'evento, e non eravamo molto d'accordo per il sacrificio del povero maiale, quindi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: cosa possiamo fare per evitare di dover ammazzare un maiale? Ci siamo guardati negli occhi, abbiamo chiesto un aiuto agli sponsor. I primi era in fase embrionale, quindi lo sforzo che gli era richiesto non era enorme, e da lì siamo partiti. Adesso un po', però non ci dimentichiamo da dove arriviamo. Infatti, arriviamo da questa esperienza, che comunque è un'esperienza molto verace e che fa parte un po' di tutto il bagaglio culturale che portiamo avanti con la nostra tradizione della foghera. Bene, Nea, davvero interessante, grazie anche per questo. Secondo me era davvero doveroso fare un cenno anche alla storia, perché sono stati proprio i nonni, no? I bisnonni, i nonni, a portare questa tradizione che oggi ha portato molte frazioni di Latisana per Tegada a essere qui insieme a noi, ma non solo, anche molti paesi da fuori, dal Medio Friuli, che ci hanno raggiunto. Enea, ci vediamo tra un po', grazie nel frattempo. Ora do spazio a un'altra ospite, prego. Venga pure qui in diretta con noi. Intanto mi rivolgo a quanti ci stanno seguendo da casa nelle 9 regioni di Caffè TV 24. Stiamo trasmettendo sul canale 95 in Veneto e Friuli, invece sul canale 96, e siamo invece in Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna e quant'altro, non le ricordo davvero tutte, anche in streaming sul nostro sito. Vi ricordo che la replica di questa diretta sarà disponibile su Caffè TV 24 proprio domenica dalle ore 20. Allora, di cosa parliamo e con chi? Con la signora Gabriella. Ecco, sono una delle persone che ha incominciato questa avventura della foghera. Abbiamo iniziato per scherzo con i nostri figli e poi è cresciuta alla grande. Quindi perché essere presenti, perché dover dare, perché doversi ritrovare, perché tanto lavoro? Ci dica qual è la soluzione. La soluzione è che il lavoro non è un divertimento alla fine, perché questo è il risultato del lavoro dei giorni scorsi, e tutto questo viene fatto per i piccoli adesso, no? Per il nostro futuro. È guai se non ci fosse questa tradizione, dobbiamo cercare di mantenerla alla grande. Allora, per fare questo, voi ad esempio durante l'anno vi trovate, fate altre iniziative, come funziona? È un passaparola, ormai è una cosa collaudata, non serve più neanche tanto parlare, si sa che ognuno ha il suo compito e si va avanti, ecco. Benissimo, grazie allora per essere stata in nostra compagnia. E allora un'altra ospite, facciamo un saluto, un ospite speciale, no? Si può dire, due ospiti davvero speciali. Chiedo alla regia se vuole dare qui la camera, perché appunto dobbiamo fare un saluto. Facciamo un saluto a casa? Ciao. Qualcosa si è sentito, come si dice ciao? Ci siamo casi. Allora, lo chiedo a te, chi siete e anche come vi chiamate. Allora, ciao a tutti, io sono Fabiana, sono una mamma di Latisana. Ringrazio Key della Foghera che ci danno la possibilità di avvisare e ricordare a tutti che è in atto una raccolta firme per poter procedere nuovamente con una richiesta di deroga per riaprire il punto nascita di Latisana, chiuso nel 2015, e poter riavere la pediatria sulle 24 ore. Grazie, voi eravate qui oggi presenti, avete sfidato il freddo, perché farlo? Perché? Presenti perché facciamo parte della comunità di Latisanotta, perché il papà di Martina era un re magio, perché ci crediamo e perché abbiamo portato avanti la raccolta firme per la riapertura del punto nascita con il comitato Nascere Latisana. Bene, allora facciamo un applauso anche a voi tutti insieme. Grazie per essere stati in nostra compagnia, aver portato anche la vostra testimonianza. Quanto manca, chiedo sempre, tienimi informato. Un quarto, abbiamo 15 minuti, per cui manca davvero pochissimo, Giovanni, in conclusione, se vuoi raggiungerci a questo punto, magari chiudiamo insieme se non abbiamo altre persone, perché le cose da dire erano tante, ma alla fine si stanno, adesso le diciamo insieme a te magari, no? Io ne ho già alcuni,
Eccoci qui, Giovanni, vedi queste immagini che stiamo guardando insieme, sono quelle realizzate proprio con il drone. Che effetto ti fa vedere il tuo paese dall'alto? È una cartolina del paese, no? Una cartolina da una visuale che per me personalmente non l'avevo mai vista, carina, una cosa simpatica, una esperienza da ripetere secondo me, a mio avviso. Bene così, dai, sono contento, vedo una buona partecipazione di gente, ringrazio nuovamente tutti coloro i quali ci hanno aiutato, oltre agli striscioni presenti in sala. Non so se è già stato ricordato o meno. No, ricordiamoli, io ricordo sempre la BCC perché abbiamo anche un logo che sta andando in sovrimpressione, ma abbiamo anche l'offshore, cerchiamo di nominarli, anche salutiamo i vari personaggi, no, di questi titolari. Sì, esatto, oltre alla BCC un altro sponsor che ci segue da quando siamo nati è la Massaruto Termoclima di Diego Massaruto, il nostro compaesano qui, e nonché vorrei ringraziare l'osteria Al Calice di Latisanotta qui, che ci ha omaggiato di tutto il vino che è stato bevuto questa sera. E poi me ne viene in mente, non so, l'Adria Cos, impresa di costruzioni, che ci ha dato una mano logisticamente, gli amici, come ho detto prima, della locanda La Della Grise di Talmassons, il riparatore di macchine da giardino qui del vicino paese di Ronchis, la latteria di Precenico che ci dà, di Piancada, che ci ha fornito il formaggio per fare il frico, e non so, la Delta Impianti, che è qui sempre di un nostro caro amico del paese, che ci si occupa delle lampade, delle luci di emergenza, delle prolunghe, di tutto questo che ci serve, l'offshore di Lignano, che ci ha donato i premi per domani sera per le Befane che verranno qui, che saranno presenti in sala, la locanda alla stazione, l'osteria da Omero, la Cofiloc di Codroipo, che ci ha diciamo così fornito la torre faro che ha illuminato il lungo argine durante la manifestazione, e un grazie a tutti quelli che stasera sono venuti qua, hanno mangiato qualcosa, hanno bevuto qualcosa con noi. Ho veramente piacere vedere adesso così tutta questa gente, e mi fa ben sperare quindi per le prossime manifestazioni, eventi che organizzeremo, ecco. Bene, voglio parlare con te ancora di una cosa, dopo praticamente siamo in chiusura. Avete voluto dividere la manifestazione in due serate, praticamente. Domani che cosa ci sarà e quindi qual è il programma e perché avete avuto questa scelta? Allora, partiamo da domani, quello che ci sarà. Domani siamo presenti qui dal tardo pomeriggio. Chi vuol venirci a trovare, beviamo qualcosa insieme, dopodiché parte la cucina, stesso menù di stasera. Alle ore 22 facciamo l'estrazione della lotteria, come da anni ormai facciamo, con il primo premio l'autovettura. Vogliamo premiare, se ci si presenteranno domani sera delle signore, dei signori, non so, vestiti da Befana, premieremo la più bella. E niente, per passare un'altra serata, come è nata? Parlavamo con Claudio, con Enea, organizziamo quest'anno, cade di venerdì, bene, benissimo, sabato la gente si riposa, e detto va bene, però poi sabato sera cosa facciamo? E non dobbiamo fare un altro giorno di festa, e allora abbiamo deciso e facciamo un'altra serata in compagnia per chi ci viene a trovare. Se vi fa piacere, noi siamo qua e vi aspettiamo tutti. Bene, molto bene, grazie Giovanni. Enea, guarda che tra qualche minuto ti aspetto sul palco, chiamo anche Claudio Fantin perché dobbiamo fare i saluti tutti assieme, no? Non possono mancare. Giovanni, quanto tempo prima si comincia a preparare? Questa è una curiosità mia personale per la foghera, o soprattutto a pensarci? A pensarci e a partire con le prime domande i primi giorni del mese di ottobre. Prima ancora, fine settembre, per la paglia, quindi si va in campagna a prepararla, a stoccarla, a metterla da parte, e poi via via, sponsor, bibite, il cibo, le baruffe che facciamo in riunione per decidere cosa si mangerà. Attenzione, Enea ha detto che oggi non avete litigato. Peccato, perché per noi il fatto di beccarci, magari facciamo una riunione, litighiamo tra di noi, il giorno dopo ci troviamo a bere il caffè
tutto torna come prima, però ci stuzzichiamo spesso e volentieri, ma è bello così perché ognuno ha le proprie idee, è giusto che le manifesti, perché se siamo tutti d'accordo e parliamo due ore e siamo d'accordo su qualsiasi fronte, abbiamo finito, poi il giorno dopo cosa ci raccontiamo? Invece così è bello perché ci sono mille idee, mille contrasti e va bene così, è giusto che sia così. Benissimo, Enea, vieni pure sul palco che stiamo chiudendo. Enea Zanelli, il presidente dell'associazione Key della Foghera qui a La Tisanotta, eccoci, vieni pure qui, facciamo ancora qualche parola, abbiamo 10-7 minuti, più dopo metteremo il promo, chiedo alla regia alla fine, sai, lo facciamo ripartire perché abbiamo 3 minuti, questo video che abbiamo girato alcuni giorni fa in cui riassume un po' tutta l'attività che viene fatta in queste due giornate, quindi chiuderemo praticamente con quello. Allora Enea, siamo quasi in chiusura, ti chiedo, visto che è già passata qualche oretta dall'inizio della manifestazione, la tua impressione sull'affluenza di pubblico, di più di meno dell'altro anno, cerchiamo di sbilanciarci. Beh, per me insomma è un po' difficile sbilanciarmi, ma ci provo. Il bilancio è nettamente positivo per quest'anno, siamo stati anche abbastanza fortunati, come aveva anticipato prima Daniele, i nostri colleghi delle frazioni più vicine, Pertegada e Sabbionera, ieri causa maltempo, causa un forte vento, non hanno potuto accendere il loro falò epifanico, e questa è una cosa che, detta, ve lo dico a nome, insomma, col cuore di un organizzatore, è una cosa che è difficile un po' da accettare, perché c'è una grossa mole di lavoro e c'è un grosso carico emotivo anche dietro questa cosa, e non riuscire a portare a termine l'evento come si vorrebbe è una cosa che fa un po' dispiacere. Quindi intanto io vorrei invitare tutto il pubblico di Caffè 24 nei prossimi giorni a partecipare agli eventi che comunque si terranno, come aveva anticipato l'amico Angelo Valvason, sabato a Sabbionera e domenica a Pertegada. Mi raccomando, non mancate, perché è anche una maniera per rendere grazie a queste persone che si sono prodigate comunque in maniera massiccia per organizzare questi eventi. Tornando a noi, evento sicuramente positivo, quest'anno abbiamo portato diverse novità, quella dei Schaupatzdolf è stata quella sicuramente più rilevante. Anche a livello logistico abbiamo fatto alcuni cambiamenti per provare a mettere alcune pezze a delle piccole carenze che avevamo dovute a, insomma, la nostra situazione logistica. Mi sembra che il riscontro è stato molto positivo, quello che intendo è la cucina è riuscita comunque a dare un buon servizio, di questo sulla qualità non avevo nessuna remora, nessun tipo di dubbio. Però è riuscito anche a dare un servizio molto celere e veloce, vedo che tutti gli avventori sono molto contenti, il cibo era buono, di qualità, e non hanno dovuto aspettare troppo per consumare, insomma è una cosa importante, ci abbiamo lavorato un po', ha dato i suoi frutti. Molto bello anche, è molto gratificante il fatto che oltre alle amiche che ci hanno dato una mano a organizzare l'evento, anche il contributo di alcune giovani leve che sono entrate quest'anno nella nostra associazione e che magari non sono proprio interessate alla parte mangereccia ma più alla parte godereccia della festa, e adesso sono fuori nel nostro piazzale che continuano con una bella fornita compagnia di giovanotti a fare un po' di festa, e questo fa sempre piacere perché comunque quando tutti si divertono per noi è un grandissimo risultato, quindi decisamente positivissima questa edizione 2017. Dovremo impegnarci veramente tanto l'anno prossimo per fare qualcosa di meglio. Bravo Enea, perfetto, hai riassunto tutto, poi aggiungo ancora una cosa fuori, che tra l'altro c'è un applauso ad Enea, grande! Vedo che il pubblico ti acclama, no? Il nostro presidente. Grazie. Allora, siamo pronti, siamo in chiusura, regia, dovrebbe mancare un paio di minuti? E sei meno il promo o più? Va bene, chiudiamo un pochino prima, non è un problema. Allora, chiamo sul palco anche Claudio. Siamo riusciti a dire davvero un sacco di cose, per cui anche se chiudiamo un attimino prima... ci stiamo tutti, vediamo un attimo. Vieni Giovanni, stringiamoci. Vieni qui che adesso ci sistema.
E nel frattempo ci vuole un grande angolo per Allora, siamo alle ultime battute. Claudio, ti chiedo ancora una cosa, come ho chiesto a lui, sono passate 3 ore circa dall'inizio della manifestazione, voi proseguirete domani, un tuo primo bilancio a caldo. Favolosa serata, favolosa. Mi raccomando, non andate via, perché adesso seguirà una serata danzante con un gruppo favoloso, gli Anni Ruggenti. Vi tornerete a rivivere la vostra giovinezza, mi raccomando, non andate via, il bello deve ancora venire, il bello deve ancora venire. Grande Claudio, e tu invece Giovanni che cosa ci dici dopo queste 3-4 ore, la tua impressione, quante persone e com'è andata? No, è andata bene, la serata fortunatamente rispetto a ieri climaticamente è andata abbastanza bene, gente ce n'è, la presenza c'è. Io volevo una cosa, mi sono dimenticato, volevo ringraziare te personalmente per il lavoro che hai fatto anche nei giorni scorsi, dato che prima mi hai chiesto quanto tempo prima noi cominciamo a preparare, e io ho visto il lavoro che tu hai prima di questa diretta di un'oretta, che non è tutto qua il lavoro che fai. Io volevo ringraziarti sinceramente, te, la tua emittente, tutti i tuoi collaboratori. Grazie davvero, molto molto gentile, il lavoro ovviamente come per voi è passione, quindi alla fine quando c'è la passione il lavoro non si sente, no? Quindi c'è la gratificazione di aver fatto insieme. Mi dicono che abbiamo un minuto, poi lanciamo quel video che proprio abbiamo girato tutti assieme, lo mostriamo anche ai nostri telespettatori. Vi ricordo ancora una volta la replica domenica alle ore 20 per rivivere tutte le immagini e per riascoltare tutte le cose che abbiamo detto in bene o in male, ma a me invece sembrava tutto positivo, no? Perché è stato raccontato con una scaletta ben precisa tutto quello che l'associazione fa, non solo adesso ma proprio dalla storia, partendo dal nonno, no? Di Enea. Allora ancora un saluto finale, Claudio, se vuoi darlo tu, e un appuntamento per domani per la lotteria e poi alla prossima edizione. Allora rinnoviamo l'appuntamento per domani sera, mi raccomando, vi voglio rivedere domani sera. Cambieremo anche il menù domani sera, non ci sarà più orzo e fagioli, fricco e goulash, ma bensì goulash, fricco e orzo e fagioli, quindi avrete una novità. Grazie a voi, grazie! Grazie a tutti, allora saluto anche le persone da casa, grazie per averci seguito, grazie per averci iscritto, risponderemo a tutti ovviamente con tutte le informazioni che ci avete chiesto come facciamo in ogni diretta. Ringrazio Paola che è stata in regia, Davide e Massimo invece nella regia centrale della sede di Padova, un saluto a voi, vi do appuntamento se volete rivedervi domenica alle ore 20, canale 95, ciao a tutti! Gennaio 2017, 31esima edizione qui alle Tisanotta per La Foghera. Allora sentite quante novità ci saranno quest'anno. L'accensione della Foghera sarà alle ore 19 il 6 di gennaio. Qui alla Tisanotta prepareremo un grandissimo pignarul fatto da rotoball, già predisposte, preparate in un campo qui adiacente. Inoltre qui sopra nell'argine prepareremo per tutti gli ospiti che vorranno venire a vedere l'accensione del tè caldo, del brulè e della pinza, ed inoltre quest'anno abbiamo pensato di offrirvi anche delle calde arroste. Inoltre il valore aggiunto di quest'anno della manifestazione della Foghera della Tisanotta sarà la partecipazione del gruppo Scaupas di Tarvisio, che allieteranno la manifestazione con uno spettacolo veramente unico, con le danze attorno al fuoco, spettacoli con le torce e tutta la coreografia che riguarda l'accensione della foghera, e questi scaupazzi usciranno con le torce direttamente dai boschi e attorno alla pira di legna. Conclusa l'accensione del falò, vi aspettiamo giù nel nostro capannone, dove oltre alla musica dal vivo che è letterata tutta la serata, si potranno degustare tutte le pietanze che proponiamo quest'anno, quindi il fricco, la letta di pollo, il goulash, i vari piatti poi che abbiamo preparato per voi.
L'edizione di quest'anno si svolgerà in due serate. La seconda serata vedrà come, diciamo, momento clou l'estrazione della lotteria, che anche quest'anno prevede come primo premio un'autovettura Citroen C3, e nell'arco della serata abbiamo pensato in questi ultimi giorni anche di invitare le varie ragazze, persone, chi che sia, che si vogliono vestire da Befana, e verrà dato un premio, premiata la più bella Befana della presente all'interno del tendone della serata. Io sono il cuoco di questa edizione della Foghera di Latisanotta. Come quest'anno cercheremo di proporre un qualcosa di nuovo. Faremo dell'ottimo goulash, però proponiamo anche dei menù per bambini con del wurstel e delle patatine fritte, oltre alla nostra classica zuppa d'orzo e fagioli, molto gradita come è stata proposta ogni anno. Vi aspettiamo il 6 gennaio alla Tisanotta!